Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati con un nuovo episodio su Clash Royale. E come avrete letto dal titolo, ragazzi, sono andato a prendere l'ottava nuova leggendaria e quindi ho sbloccato ben 8 leggendarie e ce ne manca solamente una. Quest'oggi abbiamo sbloccato la cimitero e quindi ragazzi a me manca solo il boscaiolo attualmente, perché appunto dopo aver comprato anche la cimitero, appunto, come possiamo vedere dalle mie carte, mi manca solamente il boscaiolo, che tra l'altro voglio tantissimo perché a me piace un sacco. Però comunque il negozio ci ha offerto la cimitero e la sono andata a pigliare e appunto l'ho sbloccata. E ragazzi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che io ho ben 8 leggendarie. Il deck da quante carte è formato? 8 carte. Quindi ragazzi, io potrei andare a fare un deck leggendario, che però non farò in questo video, perché in questo video mi pare anche giusto, andrò a provare semplicemente la cimitero con dei deck normali. Però ragazzi, se questo video raggiunge gli 8.000 like, cosa difficilissima, e ne dubito che ci riuscirete ad arrivare ad 8.000 like, però io provo a chiederveli. Se questo video raggiungerà gli 8.000 like, ragazzi, io andrò a provare un deck con tutte le leggendarie in Arena 9. Perché comunque oggi ragazzi andrò a provare il deck nella sfida classica, dato che la cimitero ancora non lo so utilizzare perfettamente, anche perché l'ho appena sbloccata, quindi capite bene che devo ancora entrare un po' nei meccanismi. E io, come penso anche la maggior parte di voi, mi alleno nella sfida classica. Quindi ragazzi, mi raccomando, 8.000 like e arriverà il video in cui vado a provare tutte le leggendarie. Vi ricordo anche che a breve, penso proprio questa settimana, arriverà un video con mio padre dove mio padre proverà 8 leggendarie. Perché la sfida dei like per mio padre che utilizza 8 leggendarie l'abbiamo già superata. Quindi cerchiamo di superare anche questa con 8.000 like. E niente ragazzi, allora, a parte il fatto che qui abbiamo una chest d'argento da aprire, e non pensate che apra anche quella magica perché mi sto preparando un chest opening no jamming per appunto qualche video. Partiremo appunto con la magical chest, speriamo a breve di trovare anche la gigante e altri bauli, e poi comunque vedrete in futuro. Questo qui il deck che più o meno ho costruito per la cimitero, non so se va bene, intanto la sfida classica l'avevo già attivata, ho fatto 2 sconfitte e una vittoria con la cimitero ragazzi. Intanto abbiamo incontrato un italiano, Marco, del clan Caput Mundi, ti saluto Marco se ci stai seguendo ma ne dubito, e ci capita subito in mano la cimitero. Io non la utilizzerei subito perché se lui, anzi sì, perché se lui non ha una carta per difendersi dalla cimitero, ragazzi, gli facciamo parecchio male. Qual è adesso l'unico problema? L'unico problema è che noi dobbiamo difenderci addirittura con la palla di fuoco. Porca miseria. E ci ha dato 2 colpi col mini pecca, perché come avete visto in mano non avevo nulla per difendermi dal mini pecca. Avevo sì il mago di ghiaccio, ma con gli sgherri e il mini pecca lo avrebbero fatto fuori facilmente. Ora, noi abbiamo anche la lapide, speriamo il mago non dia neanche un colpo, ma un colpo, il mago è clamoroso, cioè colpisce con una velocità clamorosa il mago. E va bene, siamo in netto svantaggio contro Marco, siamo in netto svantaggio, però ovviamente non è detta l'ultima, abbiamo recuperato partite peggiori ed anche in live. Dai, e lui ha utilizzato una cifra di elisir per giocare quel golem. Lui ha utilizzato veramente tanto elisir per giocare quel golem e lo siamo andati a fregare così. Il problema è che ovviamente noi adesso dobbiamo andare a bloccare quel golem lì. E per farlo ci aiuteremo sia con gli arcieretti, sia con il mago di ghiaccio. Io lo sapevo che tu qui ci giocavi la cimitero, non so perché, ma me lo sentivo. Sto beccando solamente gente con la cimitero. E lui qui ci prende la torre, ma era abbastanza prevedibile la questione, anche perché ce l'avevo veramente a poco di vita. C'era ripartito col golem, c'era ripartito con tanta bella roba. Il problema è che adesso ci farà anche parecchio male la torre centrale. Però va bene, dubito che adesso lui punterà a fare le 3 corone. Non lo so, è possibile, però non so perché ho il presentimento che lui punterà alle 2 coroncine. Ora, siamo praticamente pari, a parte il fatto che lui appunto ha fatto parecchi danni e lui ci rigioca nuovamente il golem. Io rigioco nuovamente il cimitero. Andiamo anche di palla da fuoco, andiamo con tutto. E non gli abbiamo fatto un cazzo questa volta. Gli abbiamo fatto pochissimi danni, considerando anche che ho utilizzato la palla da fuoco. Ma perché? Allora, utilizziamo il minatore, utilizziamo gli arcieri che dovrebbero essere abbastanza veloci per appunto il cimitero. Tanto gli arcieri stanno colpendo il minatore, gli arcieri, invece di colpire tutti quei cosi lì. E ci ha fatto malissimo, ma ci credo che ci ha fatto malissimo. Gli arcieri prende ormai gli scheletri non se li filavano più, ci credo che ci fa malissimo. Porca miseria. E ci ha anche battuto.
Ma ti credo, ci ha fatto malissimo quella. Vabbè, qua gli lascio se fa tre corone. No, niente, non ci riesce. Vabbè, gliel'avrei lasciate. Quindi, prima partita è andata parecchio male. Parecchio, parecchio male. Però non era partita malissimo. Ora, la sfida classica l'ho anche persa. Però, ovviamente, ne andremo a fare un'altra. Qui, vabbè, non ci sarà mai niente. Di una rara. Ok. E quindi, vabbè, andiamo a provare un attimino a fare altre due partite. Proviamo a farne altre due. Perché, comunque, io ho visto la cimitero. Se utilizzata bene è qualcosa di devastante. Il problema è utilizzarla bene, perché non è assolutamente facile. Che poi, tra l'altro, sono 4 partite che la provo. E in 4 partite ho beccato 3 deck che utilizzano la cimitero. Guardate se questo qui non c'ha il mio stesso deck, eh. Guardate se questo qui non ha il mio stesso deck. Secondo me ce l'ha uguale. Perché fino adesso ho giocato tutte carte uguali alle nostre. No, vabbè, no, noi il drago non ce l'abbiamo. Quindi no. Però chissà che deck c'ha. Mi sa che c'ha quello volante. Quindi ci dobbiamo aspettare un mastino. Io il mastino non so per niente come bloccarlo. Allora andiamo dall'altra parte. Perché lui ci ha giocato il golem lì. Quindi no. C'ha un deck particolare con il golem. Però che palle c'hanno tutti sti sgherri. Che ogni volta ci fanno fuori tutti i scheletrini. Tutti gli scheletrini ogni volta ce li fanno fuori. Ora andiamo da quest'altra parte a posizionare la lapide, così almeno attiriamo da una parte il golem. Il problema è che quando c'hai contro il golem e non hai difese forti, nel senso tipo torre inferno e sta roba qui, ti puoi difendere come cazzo vuoi, ma in un modo o nell'altro il golem a torre ci arriva. Ed è un grosso problema quello. È veramente un grosso problema. Però per adesso sembra che stiamo in vantaggio noi. Lui lì ci gioca il Baby Dragon, che non è che ci spaventa, però mi sa che qualche hit me la vado a prendere. Però non è che mi vada più di tanto di prendere hit da sta robetta qua, eh. Non è che mi vada più di tanto. Ma guarda che cazzo è andato sul cavaliere la torre. Quanto odio quando succedono queste cose. Però vabbè, è anche giusto così, cioè nel senso, se è passato prima il cavaliere, ha fatto una bella giocata questo qui che non so di che nazionalità sia e quindi ci ha fregato. E vabbè, allora andiamo di minatore sempre, andiamo di cimitero e lui qui ci farà male però, lui qui ci farà parecchio male, però si difende con il mega sgherro e il drago che non sono proprio le cose migliori per difendersi dal cimitero, però certo in due hanno fatto un buon lavoro secondo me. Ora lo stregone di ghiaccio qui e la lapide di qua aiutato con gli arcieretti, non so se sia male, ok? Andiamo anche di scarica. Se con la palla infuocata avessi preso anche i suoi arcieri non sarebbe stato male. Lui lì la torre ce la prende assolutamente. Ce la prende assolutamente. E io quasi quasi gliela lascio. Anche perché noi di qua abbiamo fatto la stessa cosa. Ora io andrei di mago di ghiaccio di qua. Ancora non ci capita in mano il minatore perché lo abbiamo giocato prima. E io adesso però farei una cosa del genere. Non gli siamo ripartiti male adesso, ragazzi. Perché adesso vado anche di cimitero. Non è facile adesso per lui difendersi da questa combo. Non è facile. Anche se però sembra che ci sia riuscito anche abbastanza bene. Ci è riuscito anche abbastanza bene. Se non fosse stato per il mega sgherro che ha fatto tutti quei danni, noi non gli avremmo mai fatto un cazzo. Nel vero senso della parola, ragazzi. Nel vero senso della parola. Ok, allora lui ci gioca il golem lì. Quindi io andrei a cazzo duro di qua e mi gioco tutto per tutto, sinceramente. Ora, o gli prendo la torre di là o perdiamo, ve lo dico. O gli prendo la torre di là o perdiamo. Perdiamo. Perfetto. Ok, allora come difendersi da tutta questa roba qui? Io farei tipo così, così il golem deve venire ancora più di qua. Non so se è stata utile come mossa. Io farei una palla di fuoco lì perché gli ho fatto fuori tutto. E però ho attirato il golem sulla torre centrale. Mo, sto baby dragon, no? Che mi sta rompendo il cazzo qui. Quel mega sgherro che mi romperà il cazzo di qua. Vai sulla lapide, baby dragon. Non c'è andato, però vabbè. Andiamo con il minatore a fare più danno possibile. Quegli arcieri se fanno danno non sarebbe ma. Guarda come cazzo ha giocato quella lapide, come si è salvato. Andate arcieri, fate fuori quegli sgherri. Fate fuori quegli sgherri. Vai, 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 cimitero. No, ha giocato il cavaliere.
Ha giocato. Vai, fai fuori anche gli arcieri. E no, la vedo male. Sta partita, mamma mia, raga. Sta partita al cardio palma proprio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè, lì ci ha giocato il golem, quindi. Allora, ora io devo giocare solamente sul fatto che il golem è lento. Che il golem è lento. E dai, ragazzi, dai così. Palla di fuoco e scarica tutta la vita. Dai così, ragazzi. Bella, bella partita, porca troia. Vabbè, in un modo o nell'altro ci siamo riusciti. Il problema è che, come avete visto, io non sapevo proprio come minchia difendermi dal golem. Non sapevo veramente come difendermi. Ok. Ok, ok, ci siamo. Ovviamente, ragazzi, io non l'ho detto perché già lo do per scontato che voi mi darete dei consigli qua sotto tra i commenti per la cimitero, perché sinceramente la vorrei iniziare ad utilizzare. Niente, mo pure lui col drago. Non mi dica che c'è di nuovo lo stesso deck, perché mi sono rotto il cazzo e gioca sempre contro gli stessi deck. E quindi niente. Allora, quel drago dovrebbe andare giù abbastanza facilmente. Io gli riparto anche col minatore e magari gli facciamo qualcosa di interessante. No, c'ho i tre moschettieri. No, quello se n'è andato. E che palle. Oh, dai, ce l'ha anche al 6. Non ci avevo fatto caso che i tre moschettieri ce l'ha al 6. Cosa vuol dire questo? Che io con la palla di fuoco mia, con la mia palla da fuoco, di fuoco, come la vogliamo chiamare, glieli faccio fuori, come avete visto. E raga, non è male come cosa, eh. Cioè, è fondamentale una cosa del genere. Quindi, ok, il domatore una hit ce l'ha fatta. E va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Non male come situazione, non male, assolutamente. Ora, ci ha giocato nuovamente la scarica sugli arcieri, che io non capisco. Cioè, sinceramente, se la può tenere la scarica. Come forse me la potevo tenere anch'io in questo momento, però va bene. Ok. Ora, io la lapide me la terrei a prescindere per il domatore. Di solito si gioca così per dar fastidio all'avversario, però vedendo che lui ha il domatore e io non avendo carte così forti per farlo fuori immediatamente, me la terrei per il domatore. Vediamo ora lui come mi risponde a questo mega sgherro. Probabilmente metterà il drago in fondo da lui. No, ci ha giocato i tre moschettieri. Mi sa che ho preso anche la torre. Mi sa che ho preso anche la torre. Buono così, buono così, buono, buono, buono. Ora, quello stregone di ghiaccio se ne va. No, la cosa che mi sta dispiacendo è che non sto utilizzando la cimitero. Però adesso la utilizziamo e gli facciamo il culo. Pappappè, a cazzo. A cazzo. Cazzo, eh sì, ma che gli faccio io contro l'orda di sgherri col cimitero? Quelli là vanno a 2000. Fa fuori tutto. Ora, facciamo così. Vieni qui, bello mio. Vieni qui, bello mio. Cosa fai con quel tronchetto? Vai di là, minatore. Perfetto. Direi difesa perfetta. No. Se quella torre fosse andata giù, adesso la cimitero gliela utilizzavo da quest'altra parte. Però non si può. Ora. Lui ha capito che gliele distruggo con una palla di fuoco, quindi li mette sia più avanti che ovviamente li mette separati, così almeno non rischia che gli prendo tutti e tre. Ora lui ci gioca quell'orda di scheletri, ma noi ci proteggiamo il cimitero con la scarica e andiamo a vincere la partita. Perfetto raga, perfetto raga. Sto tizio qui ci avrebbe messo in difficoltà nel momento in cui aveva i tre moschettieri al 7. Però dato che li ha al 6, per noi è stato abbastanza facile, perché comunque una palla di fuoco glieli facciamo fuori e non è stato assolutissimamente un problema. Comunque anche se li avesse avuti al 7 probabilmente non ci creava problemi, perché palla di fuoco scarica e ciao a tutti. Anche perché l'orda di scheletri avevo sia gli arcieri che sono veloci che il mago di ghiaccio. Insomma, si poteva arginare anche se li avesse avuti al 7, però probabilmente avremmo vinto con un po' più di difficoltà. Comunque raga, questo qui è il deck che sto utilizzando io per usare appunto il cimitero. Ci ho fatto con questa partita 6 partite in totale, e da quando utilizzo questo deck ne ho fatte 4 e ne ho vinte 3, persa una, quella che ho perso in questo video qui. Mentre le altre due che avevo fatto dei deck completamente di merda. Comunque avete visto le prime due sconfitte, ho fatto una sfida classica. Nella sfida classica di prima le ho fatte con dei deck di merda, i miei soliti deck che creo appena voglio provare una carta, e quindi va bene. Comunque ragazzi, appunto, datemi dei consigli per la cimitero, ditemi se l'avete anche voi ovviamente. Arrivi a 8000 like per quel video che vi ho promesso, con 8 leggendarie che vado ad utilizzare in Arena 9, ve lo voglio ricordare. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto, e noi ci troviamo domani con un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao ragazzi.